Deciditi per Cristo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Con grande gioia prendiamo in mano la parola di Dio, la Bibbia, e ascoltiamo il Vangelo del giorno. Luca 12, 49, 53. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Amen. Cari amici, pochi versetti, ma molto forti. È un contesto che ha bisogno di essere spiegato, altrimenti se noi ritagliamo questi versetti e diciamo questo è il cristianesimo, tutti si scandalizzerebbero e farebbero bene. Ma ciò che sta dicendo Gesù è molto profondo. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. E quanto vorrei che fosse acceso. Innanzitutto la simbologia del fuoco. Molte sono le ipotesi sul significato. Lo Spirito Santo, la conversione, la sua presenza forte che spinge ad accoglierlo. Ciò che a noi interessa è comprendere i passi che ci vuole far fare Gesù stesso in questo Vangelo. Gesù dice: ho un battesimo nel quale sarò battezzato e sono angosciato finché non sarà compiuto. Battesimo inteso non nel senso sacramentale, ma una prova dove lui dovrà essere immerso, e non sappiamo essere la croce. Ma nella croce non c'è soltanto una sofferenza personale sua umana, ma ci siamo noi che nel nostro battesimo abbiamo sperimentato ciò che lui ha fatto per noi. Ci ha donato la salvezza, una vita nuova, la remissione dei peccati. Ma c'è un punto molto importante. Gesù domanda: pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? Attenzione, perché di solito quando Gesù appare in tanti altri contesti dice pace a voi. Il contesto in cui dice queste cose, e di seguito parlerà di divisione, di famiglie divise, membri, parenti che non andranno più d'accordo, sta parlando di un fatto che nel tempo in cui l'evangelista Luca scrive già si era realizzato. Cioè a causa del Vangelo, a causa del rifiuto del Vangelo in certe famiglie, a volte pagane, a volte ebrei, dove non era stato accolto, Yeshua, Gesù Cristo di Nazareth, come il Salvatore, come il Messia, sono avvenute divisioni, sono avvenuti scontri. Ecco ciò che Gesù ci sta dicendo. Quindi non è che dice io sono venuto per dividere, anche se uno potrebbe dire, lo ha detto, non sono venuto a portare la pace ma la divisione. Leggiamolo diversamente. Gesù è la risposta del Padre, attesa da secoli per il popolo di Israele. Noi viviamo 2000 anni dopo che questa promessa di 2000 anni prima si era realizzata. Capite che non è molto facile entrare in questa dinamica? Quindi noi viviamo già con una risposta del Padre. Gesù è la risposta
E di fronte a questa risposta al male dell'uomo, alle guerre, alle difficoltà, sofferenze e malattie, c'è la nostra volontà, c'è la nostra decisione. Ecco che Gesù dice, ha detto 2000 anni fa, deciditi, accoglimi come Signore, come il Messia, come il Figlio dell'uomo venuto sulla terra, titolo prettamente messianico. Israele attendeva il Figlio dell'uomo. Ecco, accogli Gesù, ma sappi che in questa tua decisione, abbiamo forse già sperimentato in tante aree della nostra vita, dal lavoro, dalla famiglia, nella nostra vita sociale, che quando gli altri vedono che noi crediamo, che noi preghiamo e ci comportiamo secondo il Vangelo, siamo scherniti, siamo divisi e perseguitati o allontanati. È una realtà. Gesù l'aveva predetto e l'Evangelista Luca, quando lo scrive, pensa ai fatti contemporanei a lui. E anche per noi oggi, se va in giro dicendo Gesù è vivo, Gesù è risorto, Dio ti ama, ti scherniscono, provochi divisione. Ma Gesù dice, sii fermo nella tua fede, nella tua fiducia in me, nella mia promessa, e io ti benedirò. Deciditi davvero per Lui e non farti prendere dalla paura, perché da Dio viene la salvezza e il mondo ha bisogno di testimoni di questa salvezza, anche se spesso accadono divisioni, separazioni a causa della fede. Grazie, Signore, per questa Tua parola, grazie per questo Vangelo. Signore Gesù, voglio chiederti oggi di fare di me un testimone gioioso della Tua risurrezione, della Tua presenza. Usami, Signore, così come sono. Anche oggi io voglio decidermi di seguire Te, di seguire le Tue promesse. Perdonami tutte le volte in cui ho dubitato, non sono stato coraggioso nell'annunciare la mia fede, e il Tuo Spirito Santo oggi mi guidi a Te, alla verità, e mi faccia parlare con questa certezza che Tu sei al mio fianco. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi. Deciditi per Cristo. Oggi è un tempo speciale di decisione. Voglio essere suo discepolo, suo apostolo. Amen. E questa sera avremo in streaming la prima bellissima serata biblica online dal titolo La verità vi farà liberi. È un bellissimo cammino alla luce della parola, dove noi potremo respirare aria di forza, di vittoria, di benedizione da parte di Dio per tutti coloro che lo seguono e che vogliono essere liberi davvero. Sul nostro sito web potrete iscrivervi, riceverete un link per seguire la diretta e tutti i documenti, il materiale che vi manderemo dai canti alle parole, a un piccolo riassunto. Vi aspettiamo quindi questa sera a questa bellissima serata biblica. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!